Con un saluto a tutti voi qui presenti, ringraziandovi della presenza, ho il piacere e l'onore di aprire questo incontro che credo si possa dire abbia dell'eccezionale, incontro con un maestro della letteratura, così è stato intitolato. Lo apro con gioia, consentitemi anche con un po' di commozione, con grande onore. L'iniziativa è promossa dal Centro Novarese di Studi Letterari, dal Provveditorato agli Studi di Novara, in collaborazione con l'Università di Torino e l'Università Cattolica di Milano, rappresentate dal professor Frasso e dal professor Guglielminetti, con il contributo determinante dell'Assessorato alla Cultura della provincia di Novara, che ha voluto, fin da un incontro a Santa Maria Maggiore su Carlo Calcaterra con l'assessore Iroldi, ha voluto questo incontro con gli studenti, con i ragazzi, e aveva per questo invitato il professor Dionisotti. E l'altro contributo determinante, questa sala funzionalissima e stracolma lo dimostra, della Banca Popolare di Novara. E ringrazio i rappresentanti della Banca Popolare perché anche questa volta ci consentono di realizzare un incontro di questo tipo in una struttura così accogliente e così funzionale. Non dico altre parole perché non c'è bisogno, per noi piccoli novaresi è un piacere poter incontrare maestri grandi. Davvero non dico altro, ringrazio soltanto coloro che sono seduti accanto a me, ma soprattutto il professor Carlo Dionisotti, e lascio la parola ai saluti, il primo del provveditore agli studi, professor Cataldo, il secondo, un breve saluto, dell'assessore alla cultura della provincia di Novara, Pier Giorgio Iroldi. Professor Cataldo. Grazie, pochissime parole, ma soprattutto per ringraziare il professor Dionisotti che ho avuto il piacere di conoscere in occasione delle commemorazioni di Contini. L'ho poi incontrato ancora nella sua Romagnano, ecco, e la sua umanità che traspira da ogni forma di manifestazione mi ha veramente toccato e ha lasciato un ricordo in me. Un ringraziamento in particolare all'assessorato alla cultura della provincia di Novara che ha voluto caparbiamente insistere per ottenere questo incontro e ritengo soprattutto che abbia una sua validità perché è una giornata, come uso dire io, una giornata di scuola fuori dalla scuola. Bisognerebbe forse aumentarle queste occasioni in cui i ragazzi fuori dai perimetri dai contenitori che forse condizionano anche psicologicamente possano incontrare persone del livello di Dionisotti, altre persone rappresentanti altri mondi, altre espressioni di cultura che comunque arricchisca il loro orizzonte culturale e che consenta loro di fare considerazioni e valutazioni rientrando poi in quelle capacità di sintesi e di critica soprattutto che gli consenta di raggiungere una propria autonomia, un'autonomia della loro personalità che è poi la finalità essenziale della scuola. Quindi un ringraziamento professor Dionisotti da tutta la scuola novarese che è qui ampiamente rappresentata ed anche all'associazione, alla società di studi letterari rappresentata qui dal dottor Cicala col quale c'è un rapporto di collaborazione che io spero continui anche in futuro. Grazie. Da parte mia, nel portare il saluto della provincia e mio personale alle autorità, agli insegnanti e soprattutto agli studenti per la partecipazione a questo incontro, un appuntamento culturale estremamente interessante, sento il dovere di porgere all'emerito professor Dionisotti un sentito ringraziamento per aver accolto, come già prima è stato ricordato, l'invito che gli porsi 2 anni fa a Santa Maria Maggiore in occasione della giornata di studio dedicata a Carlo Calcaterra. Oggi la sua presenza qui a Novara, nella sua terra, ci onora ed è una preziosa occasione per le giovani generazioni di studenti
di avvicinarsi ad itinerari di ricerca letteraria estremamente alti ed originali. Grazie, professore, per la sua disponibilità. Grazie per questi saluti che rappresentano il contributo delle istituzioni a questa iniziativa di valore, rivolta soprattutto alle giovani generazioni, e proprio la presenza delle istituzioni, il contributo, la partecipazione delle istituzioni stesse all'iniziativa credo che valorizzi la stessa, e mi è gradita anche l'occasione per ringraziare, credo sia una presenza significativa, Sua Eccellenza il Dottor Alberto Ruffo, Prefetto di Novara, che ha voluto essere presente a questo incontro. Lascio quindi subito la parola al Professor Giuseppe Frasso, Ordinario di Filologia Italiana all'Università Cattolica di Milano. Beh, vi dico subito che sarò breve per togliere ogni dubbio e ogni ansia agli studenti. Sono stato studente anch'io e queste manifestazioni, per quanto gradite e tali da allargare il cuore, creano sempre in chi sta seduto sulle poltrone dopo un po' un senso di agitazione. E sarò breve per vari motivi. Primo, perché certamente i vostri genitori e i vostri insegnanti vi avranno detto: dovete andare, non potete non andare a scuola, guai se siete assenti. E però i vostri insegnanti ancora di più vi avranno spiegato bene già l'importanza e il significato di questa manifestazione e di questa giornata, e il significato che il Magistero di Dionisotti ha avuto nel rinnovamento degli studi di storia letteraria. In secondo luogo, perché quando mi trovo in queste situazioni penso sempre alla faccetta novelletta di Daniele nella Fossa dei Leoni. Daniele viene buttato nella Fossa dei Leoni, i leoni escono dalle gabbie, si avvicinano pronti a sbranarlo, Daniele dice due parole e i leoni se ne vanno. Il re cattivo chiama Daniele e dice: ma cosa hai detto? E Daniele risponde: ho detto che dopo il pranzo ci sarebbe stato il discorso. Quindi mi rendo perfettamente conto che un discorso di questa natura potrebbe avere queste tragiche conseguenze. Ultimo fatto, se mi mettessi qui a fare un discorso un po' troppo paludato, Carlo Dionisotti me lo lascerebbe finire, poi, come spesso fa, guardandomi e sogghignando di sotto i baffi, mi direbbe grazie per l'elogio funebre. Lunga vita a Carlo Dionisotti, nessun elogio funebre. Preferisco invece dire... molto celermente quella che è stata la mia esperienza di studente, non diretto purtroppo, di Carlo Dionisotti, ma come spesso accade a molti di noi studenti acquisiti che hanno potuto sfruttare anche a distanza il suo magistero. Ma ancor prima devo dire che se questo è stato possibile è frutto della scuola alla quale direttamente appartengo, e che spiega anche in fondo il perché della mia presenza qui. Marziano Guglielminetti è preside della Facoltà di Lettere di Torino, dove Dionisotti ha studiato e ha insegnato, perché è un professore dell'Università Cattolica. Io ho conosciuto Dionisotti grazie al mio maestro diretto, Giuseppe Pillanovic, che con Dionisotti ha un sodalizio di una vita, di amicizia, di affetti, di impegno culturale, che con Dionisotti ha fondato e ha diretto una delle più prestigiose riviste di studi sul Medioevo e sul Rinascimento, che sono ora stampate in Italia e nel mondo. È dunque questo senso della scuola che mi piace ricordare, che credo non si debba mai dimenticare, e anche questo senso di riconoscenza che, ahimè, è un sentimento che di questi tempi va lasciato da canto. Questo senso di riconoscenza per quello che la scuola mi ha dato. È proprio la scuola che giustifica in qualche modo la mia presenza qua. Quali sono state le mie esperienze di studente, o poco più, insomma, non mi ero ancora laureato. Sono due, e veramente è difficile dimenticarle. La prima riguarda un incontro che ebbi con Dionisotti quando, studente ma nel contempo impegnato a svolgere il servizio militare, riuscì a scappare una volta dalla caserma, peraltro con regolare permesso, per ascoltare Dionisotti che parlava a Milano. Lo ascoltai,
Poi, come spesso accade in queste cose, si ebbe un incontro successivo alla chiacchierata e tutti avevano un sacco di cose da dire. Io me ne stavo lì impannucciato nella mia divisa da fante, con alcuni mesi alle spalle di assoluto abbandono dei libri e degli studi, e francamente avevo poche cose da dire. Dionisotti se ne accorse, mi mise la mano sulla spalla e mi disse: non si preoccupi, Frasso, vedrà, quando saremo in stato di parità riusciremo a discutere tranquillamente. Fu un gesto molto generoso. Allora, come oggi, è difficile essere in stato di parità con Dionisotti, anche passando ore e ore sui libri, per la natura sua, per l'esperienza e per gli studi che ha condotto. Ma quelle parole mi hanno fatto capire quanta fosse la capacità che Dionisotti aveva di sperare nei giovani. E mi pare importante ricordarlo qui, dove sono soprattutto i giovani presenti. L'altra lezione, diciamo così, che ho avuto da Dionisotti è invece in senso contrario. È una elegantissima, ma sostanziosa tirata d'orecchie. Sempre in quel periodo, tra la fine degli studi, insomma, e il periodo del servizio militare, mi era capitato di scrivere un articoletto con varie infauste affermazioni dentro, ma una in particolare. Avevo scritto che un personaggio di 600 anni fa, un Gonzaga, per risolvere una questione politica, si era visto costretto, a far tagliare la testa alla moglie. Adesso, riguardando quelle parole, sento lo stomaco che si contorce e si chiude. Allora, forse erano i tempi, forse era l'immaturità, sembrava una cosa che in fondo si poteva dire, perché quegli uomini erano lontani. Già, quegli uomini parevano lontani, e forse l'errore è proprio questo, considerare quegli uomini lontani, non sentirli carne della nostra carne, sangue del nostro sangue, non avere il coraggio anche di dialogare continuamente con loro, come se fossero lì, a fianco a noi. Scrissi queste cose, poi, quando queste cose vennero pubblicate, mandai, come si usa fare, un estratto a Dionisotti. E Dionisotti mi scrisse questa letterina che voglio leggervi. Sto in questi giorni leggendo l'ultimo volume della Storia d'Italia, Einaudi, e così ripassando fra me e me la storia della generazione mia, ossia della generazione che a mezzo del cammino si è meritata il marchio indelebile dei campi di sterminio e delle due atomiche. Con questo marchio ce ne andremo, anzi ce ne stiamo andando, e buonanotte. Ma l'impazienza e la rabbia e la sete di vendetta e la crudeltà non saranno state soltanto nostre, né soltanto del passato. E però io voglio andarmene con la speranza che i successori siano più abili a reprimere questa nostra ereditaria perversità, anche nel campo innocuo degli studi. È una lezione che non ho più dimenticato, e ogni volta che mi trovo di fronte ad uno di questi vecchi, penso che possa essere un mio amico, un mio conoscente, un mio avversario anche, ma che comunque è un uomo che bisogna rispettare fino in fondo, sempre. Intendiamoci, le parole di Dionisotti non sono un generico irenismo, tutt'altro. Dionisotti è un uomo che ha combattuto per la libertà propria e di altri, e che ha sperato in un mondo più giusto, e dunque sa che la passione politica, è scritto anche in quella premessa, a Geografia e Storia della Letteratura Italiana, la passione politica può animare e deve in certo modo animare gli animi di ciascuno, ma Dionisotti ha insegnato anche che gli uomini vanno rispettati prima di tutto. E che non sia un irenismo generico, mi pare di poterlo ritrovare in altre pagine che Dionisotti ha scritto per un suo grande e caro amico. Dionisotti, animato, come l'ho sentito dire, da un duro laicismo subalpino, ha scritto per un altro amico, prete e prete romano, Giuseppe De Luca, mettendo in luce alcune caratteristiche del modo di affrontare gli studi di Giuseppe De Luca. Sono parole che vi voglio leggere perché vi restino a mente.
Sono parole che io continuo a ripetermi ogni volta che appunto faccio i conti col passato e che devo cercare di risolvere una situazione complicata o capire magari il perché di atteggiamenti che non riesco a spiegarmi. Dionisotti, parlando di De Luca, dice come Mercati e in certo modo anche De Luca gli abbiano permesso di passare e di capire che esisteva una filologia nobile, però di vetro, a un altro modo di guardare alla storia che veniva vivificato dal messaggio della erudizione. E diceva così: penso che il ministero sacerdotale, di cui non faceva sfoggio né scudo alle difficoltà e insidie del mondo, ma di cui ebbe sempre un'acuta, ansiosa preoccupazione, aiutasse Don Giuseppe De Luca a praticare le virtù teologali, ma che anche e sole giustificano e illuminano l'erudizione. La carità, anzitutto, che, come nel ministero sacerdotale, così nell'erudizione va verso l'uomo, quale esso sia, senza alcuna riserva, e più sollecita va dove il bisogno è maggiore, più verso l'ombra, verso gli umili e i reietti, verso l'ingiustizia e l'errore. Carità armata, si intende, perché militante è anche l'erudizione, e non è carità quella che scende a patti con l'incompetenza prepotente e insidiosa. Credo che l'insegnamento di Dionisotti, seppure informato a virtù laiche, non sia dissimile da quello che si riscontra dentro queste parole. Gli uomini, la loro storia, in un discorso continuo che collega il passato al presente, ma anche il coraggio di combattere per la conquista, l'accertamento della verità, anche piccola, anche frammentaria. Certo, non perché mettendo insieme tante cose piccole se ne riesca a fare una grande. Ma purtroppo noi siamo abituati a veder dare giudizi senza aver visto nemmeno le cose grandi. È necessario pensare e passare attraverso la verifica delle cose. Direi che questi insegnamenti non valgono soltanto per la storia della letteratura. Probabilmente valgono per il rapporto che quotidianamente intessiamo con tutti quelli che ci stanno attorno. Varrebbe la pena di pensarci un po' su e magari di chiederci se la storia della letteratura, con la quale appunto continuiamo a misurarci con maggiore o minore passione, magari nella scuola superiore con minore passione di quanto può accadere dopo, non ci serva anche, pur tenendo presente bene il mestiere specifico che si fa, per dare una spiegazione o per cercare di capire quello che sta attorno a noi. Non voglio dire altro, perché siamo qui per ascoltare Dionisotti e non per ascoltare le mie chiacchiere. Ecco. Vorrei soltanto che questa piccolissima testimonianza fosse un evidente segno di gratitudine per quello che Dionisotti personalmente mi ha dato, ma che credo abbia dato a tanti, a tantissimi, e che mi auguro continui a dare per lunghi anni. Grazie. Grazie professor Frasso, e ora tocca a lui, al maestro, alla sua testimonianza. Ci dirà del rapporto che c'è stato tra lui e la scuola, ci dirà della scoperta della letteratura, della storia, della ricerca della verità, anche delle piccole verità. Grazie professor Dionisotti. Io mi ritrovo per la prima volta, direi, di fronte a una udienza di questo tipo, dopo molti anni, perché dopo aver fatto l'insegnante di scuola media in Italia, dopo la guerra io mi sono trasferito in Inghilterra, dove evidentemente un pubblico
di questo genere non lo potevo avere. Mi ritrovo dunque, stranamente, miracolosamente, rimbalzato indietro di più di 60 anni. Io ho cominciato a insegnare nell'istituto magistrale di Vercelli, Rosa Stampa, nel 1932. Insegnavo latino e storia in questo istituto magistrale. Era la prima volta che entravo come insegnante in una classe, perché non avevo mai fatto, come usava, una supplenza. Era la prima volta che entravo in una classe come insegnante straordinario, ma titolare. Mi trovai di fronte, nella prima magistrale superiore, a 54 ragazze, perché, vero, le classi erano di questo tipo allora. Dunque, dicevo, 1932 era il decennale della rivoluzione fascista. Non esisteva naturalmente allora la televisione, ma esisteva naturalmente il cinematografo. E dopo i normali film c'era il cosiddetto film Luce, che vero illustrava gli eventi contemporanei. Per questo decennale era stato messo in programma un film che rappresentava Mussolini, che parlava in varie città d'Italia per la festa del decennale. Naturalmente le scolaresche furono precettate e portate a vedere questo film del decennale, e io disciplinatamente portai una di queste classi al cinematografo per vedere questo. Ho detto che allora non c'era la televisione, c'era solo il cinematografo, quindi non c'era l'abitudine che noi abbiamo ora, quotidiana, all'immagine visiva, all'informazione visiva. Il film aveva ancora anche un film di materia di cronaca contemporanea, appariva come un film d'arte. Nella sala buia, a un certo punto, in questo film, vengono questi primi piani di Mussolini che parla. E naturalmente nel primo piano questa maschera del padrone che parla aveva ancora un carattere piuttosto strano. Fatto sta che nel silenzio, nel buio, queste mie ragazze cominciano a ridere. Io,
però custode di questa truppa indocile. Mi tenevo alla sedia sperando che le risate finissero. Questo per dirvi che nel 32 ancora c'era, diciamo così, una riserva di buon umore. Ora, io ho insegnato, ho detto, latino e storia negli istituti magistrali, prima a Vercelli e poi a Torino. E quindi mi sono spostato in Piemonte verso occidente, anziché verso oriente. Cioè, vero, Novara è rimasta fuori della mia esperienza scolastica. Mentre naturalmente Novara contava per me, per i rapporti stretti del paese dove io passavo le vacanze estive, cioè Romagnano Sesia, che era, com'è, nella provincia di Novara, e perché i miei amici coetanei di Romagnano, quei pochi che allora, vero, accedevano a studi superiori da Romagnano per l'Istituto Tecnico, per l'Omar, venivano a Novara. E io ho ancora adesso dei libri ereditati da amici miei di Romagnano che studiavano all'Istituto Tecnico di Novara. Poi dopo io passai dall'Istituto Magistrale al liceo e quindi dal latino e storia all'italiano e latino. Ora chiudo questa cronaca, vero, questa cronaca biografica, e vengo alla materia dell'insegnamento. Avendo insegnato storia, io mi sono trovato, premetto, all'università io non avevo mai fatto un corso di storia, né storia antica, né storia medievale, né storia moderna, niente. Beh, perché da giovane ero molto letterato, mi piaceva la letteratura e la storia, a dir la verità, mi interessava poco. Ma quando si trattò di fare il concorso per andare a insegnare, c'era questa benedetta storia, che io avevo studiato in liceo, a studente. E allora, per il concorso, ho dovuto riprendere il manuale di storia. E mi ricordo sempre che studiavo con un mio compagno per prepararmi a questo concorso di storia. E questo mio compagno diceva: ma guarda lì, con tanti secoli a disposizione, dovevamo proprio capitare in questo. Insomma, devo dire che il mio atteggiamento originario verso la storia era piuttosto antitetico, poco simpatico. E quando
ho dovuto poi insegnarla, è venuto un problema, ed era che nel primo anno, bene o male, di liceo, questo, o di istituto magistrale, questo medioevo lo si sbrigava. Nel secondo anno, bene o male, anche quello, beh, rinascimento, certo, andava. Ma nel terzo anno non si arrivava mai alla fine di questo benedetto programma. Questo poi mi è stato confermato quando mi è toccato insegnare italiano. Perché tanto la letteratura italiana quanto la storia purtroppo continuano, vanno avanti. Quindi si aggiunge sempre qualche cosa. Quando io insegnavo, fortunatamente c'era stata questa maledetta prima guerra mondiale che aveva bloccato lì la conclusione. Però, bene o male, una certa letteratura era andata avanti. C'era Pirandello, vero? Ora, nel terzo anno, con gli esami davanti, ci rimaneva sempre un pezzo di storia, o un pezzo di storia politica, o un pezzo di storia letteraria, che non si arrivava a fare a lezione. Io ho creduto allora che fosse una fatalità, vero? Ai tempi miei, uno degli autori francesi più letti era un francese, Giraudoux, e, vero, e c'era quella un dramma sulla Leda, vero, e la Leda spiegava a sua sorella la faccenda del cigno, vero, e diceva: se la fatalità. Ora, la fatalità voleva che questa storia, questa letteratura continuassero e che questi poveri insegnanti, vero, si vedessero crescere di anno in anno la materia, vero, da sbrigare nel terzo anno. Si è così creato in me. Allora non si parlava, non esisteva ancora la sincronia e la diacronia, no, vero? Nessuno allora parlava di sincronia, di diacronia, né di ermeneutica, niente, neanche di semiologia, niente, era un altro mondo. Però questo rapporto fra presente, che va avanti, e passato, si poneva a un insegnante. Anche perché, naturalmente, il mestiere consisteva precisamente in questo, di avere dei giovani che rappresentavano il presente e immettere, in qualche modo, in questi giovani, il passato. Questo era poi la missione, il ministero, l'ufficio, il mestiere dell'insegnante. Era il rapporto tra presente e passato. Come rendere accettabile questo passato? Come renderlo possibilmente fecondo, vivo? Ora, il problema si presentava a me già come insegnante di scuola media in Italia, in modo diverso dall'insegnamento universitario, perché
l'insegnante di scuola media ha un programma prestabilito, non può a criterio suo, a capriccio suo, vero? Scegliere quello che insegna. Quindi, vero, nella scuola media il problema si pone in modo più imperioso e grave, drammatico, che non all'università. Quando sono andato, dopo la guerra, in Inghilterra, ho potuto vedere questo stesso problema del rapporto fra presente e passato, come era inteso e risolto in un altro paese, in un'altra tradizione, diversa dalla nostra, e nello stesso tempo complicato dal fatto di dover insegnare una materia che per gli allievi era straniera, quindi dove il passato non era congeniale, ma era acquisito in una lingua diversa. Questo per dirvi che il problema della differenza, del contrasto inevitabile fra presente e passato, fra vita e morte, diciamo così, ha avuto per me, come insegnante, prima in Italia e poi all'estero, una particolare importanza, che è stata anche aumentata dai grandi cambiamenti storici che sono intervenuti nel corso della mia lunga vita, perché naturalmente io mi ritrovo adesso a sopravvivere in un mondo che è molto diverso da quello della prima metà del secolo, nella quale prima metà del secolo io sono cresciuto e ho raggiunto la mia maturità. Quindi questo problema, che è, diciamo così, centrale nella educazione, nella scuola, nel rapporto fra generazioni diverse, è un problema che al termine di una lunga vita uno sente con maggiore lucidità, o no, non dirò lucidità, ma piuttosto con maggiore gravità. Credo, rifacendomi a quello che al discorso che l'amico Frasso ha fatto, credo che questo contrasto importi pazienza e tolleranza, attenzione e rispetto, soprattutto da parte di quelli che sono più anziani rispetto ai giovani. Questa tolleranza
naturalmente non deve essere acquiescenza. Io ho cessato di insegnare molto tempo fa, 25 anni fa. Non ho mai fatto un colpo economico così buono. Di fare il pensionato così a lungo. È stato un pari, una scommessa che mi è andata bene. Io di solito non gioco, ma questa volta l'ho imbroccato. Perché nel 70 sono andato in pensione? Erano anni caldi nella scuola. Non proprio caldi in Inghilterra, sai, in Inghilterra il clima è più tiepido, è generalmente più tiepido, anche nella scuola. C'era venuto qualche agitatore anche dall'Italia per riscaldare l'ambiente a Londra, ma con scarso successo. Però anche a Londra l'ambiente scolastico era piuttosto caldo. E io ho pensato questo. Finché uno ha di fronte dei ragazzi che possono essere suoi figli, l'insegnamento è valido, è efficace, perché generalmente padri e figli litigano, non si intendono, si contrastano, e il contrasto, ovvero, stimola gli uni e gli altri, e da questo contrasto viene la vita. Ma quando gli allievi diventano nipoti, la cosa cambia, perché nessuno litiga col suo nonno, vero? Uno litiga col papà e con la mamma, non coi nonni, vero? Allora, naturalmente, nella scuola si crea una convivenza fittiziamente pacifica e neutrale, come è precisamente quella dei rapporti fra nonni e nipoti. Allora ho pensato, saluti, beh, io non sono più l'insegnante che ci vuole in questi tempi calamitosi, e mi sono ritirato a fare il mestiere dello studioso, bene o male, ma su questo mestiere dello studioso non vi trattengo. E credo di poter chiudere così il mio discorso sulla mia carriera, lontana ormai carriera didattica. Avremo ancora occasione di sentire il professor Dionisotti, soprattutto alle domande che ci potranno essere dopo l'intervento del professor Marziano Guglielminetti, preside della Facoltà di Lettere all'Università di Torino. Io sono molto lieto di essere qui perché è un preambolo di un ulteriore incontro nell'ambito della nostra università, dove il professor Dionisotti si è laureato, come sapete, alla scuola di Vittorio Chan, quindi del metodo storico, e dove ha insegnato per qualche tempo. Le considerazioni sull'insegnamento che sono state svolte mi trovano pienamente consenziente dalla necessità qualche volta
di assistere immuni ed intatti all'espressione gioiosa del dissenso, l'episodio di Mussolini e del Filluce, alla conclusione che è stata assai efficace nel prospettare il vero, autentico rapporto che deve intercorrere fra l'insegnante e gli studenti. E certo questo anticiperebbe molto la nostra carriera che, come sapete, è stata prolungata ad anni 72. Godiamo di un privilegio che effettivamente rende ancora una volta anomalo il nostro paese in tutti i sensi. Però credo che si possa ancora ulteriormente proseguire questo incontro, per tanti versi eccezionale, come ha già detto l'amico e collega Frasso, intervenendo da parte vostra e da parte mia nel campo specifico degli interessi del professor Dionisotti, cioè nel campo della letteratura italiana. Beh, qui devo dire innanzitutto una cosa, che dalle battute che avete colto, il suo modo di mettersi in disparte rispetto al linguaggio critico, all'andazzo critico che è dominato in Italia, che ha dominato la scena italiana negli anni 60-70, è stato il tratto che immediatamente ci ha fatto capire che dovevamo fare i conti, noi sensibili a quel tipo di linguaggio, con ben altro tipo di esperienza critica, quella che appunto Dionisotti interpretava e impersonificava. Io mi ricordo di averlo incontrato in quegli anni, ricordo il primo convegno su Boiardo, e mi colpì la straordinaria vivacità del professor Dionisotti, una vivacità che si manifestava nell'offrirci esempi concreti di lettura di testi classici del tutto indipendenti dei linguaggi critici del momento, ma con uno straordinario vantaggio, direi, per gli autori. Proprio Boiardo fu oggetto di una relazione magistrale che obbligò, credo, parecchi di noi là presenti allora a rifare i conti con tutta una tradizione relativa al poema cavalleresco ferrarese, che male entrava, certamente, o entrava a malapena in quelli che erano gli interessi critici di allora, e soprattutto che non si riusciva assolutamente a capire come vivificare, come riportare a galla, come restituire, direi, alla comprensione. Giocava e gioca molto, l'avete sentito oggi, la capacità di ironizzare, che è un tratto accademico non dei più diffusi, c'è un'ironia accademica che gela qualche volta, quella di Dionisotti è completamente diversa, non ha nulla di accademico, mescola aulico e prosaico con un'intensità ed una vivacità che non appartengono al mondo accademico. E questo naturalmente per chi in qualche modo è obbligato, come sottoscritto, a vivere nella casa accademica dal mattino alla sera, è un segno di grande novità. E lo riascolto sempre con la sensazione, che è stata della mia generazione, di ripartire con lui ed accanto a lui veramente dall'inizio, cioè dal rapporto immediato col testo, con l'interprete. Sgombra la mente dalla preoccupazione di rispondere a qualche canone critico apparentemente scientifico. C'è stata in Italia negli anni 70-80 la tentazione di trasformare la letteratura in scienza e di gareggiare in qualche modo con le discipline certe. La verità, per riprendere una famosa distinzione che ovviamente non mi appartiene,
e la certezza non sempre vanno d'accordo. Di fronte a questo tentativo che congelava molte volte i testi in reti e reticolati troppo fitti, in questo ricorso direi ossessivo a formule critiche astratte e quindi la creazione di un linguaggio critico che in qualche modo si è solidificato di per sé quasi indipendentemente dai testi, la lezione che proveniva dal suo insegnamento e che proviene tuttora e che è affidata ai suoi libri indimenticabili e che sono tutti elencati, come avete visto nella scheda che vi è stata offerta, la lezione che proveniva dal suo insegnamento era innanzitutto quella di riportarci a fianco del testo, dentro, nell'ambiente dove era nato, guardando con molta attenzione tutto quello che i contemporanei avevano scritto o pensato su quel testo e dipanando via via l'indagine senza mai dimenticare che il lettore, l'interprete è attuale, è vivo, sta in quel momento, è un italiano, è vissuto negli anni 30, 40 e successivamente, porta su di sé la cifra e qualche volta anche la stigmata di una storia civile e politica molto difficile. L'appartenenza di Dionisotti alla storia del nostro paese, alla cultura del nostro paese, è quello che lo caratterizza subito ed immediatamente. Ho avuto anch'io modo di insegnare all'estero qua e là negli ultimi 15 anni e quante volte mi sono sentito, capivo benissimo le cose che diceva, nella difficoltà veramente di far capire qual è il pregio, il prestigio, il privilegio, ma anche la condizione limitante, direi, della nostra storia culturale e della nostra storia letteraria. Dionisotti ha restituito ad ambienti, panorami culturali, personaggi dimenticati che hanno contribuito a creare l'Italia del 1861 e successivamente uno spessore, una vivacità, una concretezza del tutto insospettati, insospettabili, nell'ambito della scuola da cui in un certo senso proviene, che è la scuola del metodo storico, che non soltanto si è rinnovata con lui, ma si è modificata straordinariamente ed ha creato, direi, in quest'ambito la possibilità di non dimenticare tutti gli insegnamenti di una tradizione specificamente torinese che è stata ricostruita magistralmente da Luigi Foscolo Benedetto in un saggio dedicato appunto ai tempi del metodo storico. Di là si parte e poi si arriva molto, molto in avanti. Certo, la nostra storia prosegue, la nostra letteratura prosegue, gli insegnanti di italiano e di storia si trovano in difficoltà qualche volta proprio all'estendersi, di fronte all'estendersi della materia. Ma vorrei soltanto ricordare gli interventi ultimi, quello su Pavese, al momento della scoperta della fotocopia di un taccuino compromettente, l'introduzione alla poesia di Lalla Romano nel convegno dedicato appunto alla Romano stessa, avete potuto leggere un ampio estratto sul quotidiano La Repubblica l'anno scorso. Ecco, sono contributi direi che non allontanano affatto Dionisotti dalla letteratura contemporanea a quale si è svolta e si è sviluppata con tutte le sue contraddizioni, con tutte le sue incertezze, con tutte le sue difficoltà, in parte perché ne è stato attore, in parte perché ne è stato testimone, in parte perché soprattutto ha recato nell'ambito, direi, di questi studi una presenza solidissima, piena di attenzione al dramma di una generazione, ma anche capace, direi, di liberarsi verso gli esiti poetici che in qualche modo paiono addirittura non dipendere da quel martirio e da quella sofferenza. Testimone di tempi difficili, di tempi incerti, con un'Italia scossa, confusa, drammaticamente protesa alla ricerca di un'unità nazionale che forse non è ancora piena e totale.
credo che in quest'ambito non penso di dire cose dettate dall'enorme simpatia che ho nei suoi confronti, da tutto quello che ho imparato. Credo che veramente noi ci dobbiamo collocare in una prospettiva de santissiana ancora, per intendere e capire il magistero che proviene da Dionisotti. È quello il punto di riferimento, è quel modo di intendere la storia della letteratura che è stato rivissuto e portato avanti, e proprio a Torino, nella nostra università, accanto a uomini di grande prestigio, formatisi lì e magari in che hanno poi insegnato altrove. Ricordavo Foscolo Benedetto, dovrei ricordare Neri, maestro tuttora, direi, di letteratura raffinatissima, le persone accanto alle quali e con le quali Dionisotti si è formato, ed altri ancora. E per avviare il dibattito, per avviare la discussione, comincerei col porti una domanda specifica. Le memorie della nostra facoltà, che sono ancora da scrivere, io mi auguro che venga il tempo anche per questo, insistono molto sul magistero a Torino, quando tu eri studente, o forse stava già per lasciare Torino per Roma, di De Sanctis, storico romano, e che certamente ha contribuito, direi, alla formazione di molti storici illustri, operosi nella nostra facoltà. Tu hai detto prima che il tuo amore per le lettere era in qualche modo esclusivo. De Sanctis, che cosa ha rappresentato per te in quegli anni, al di là poi di quello che è stato per il tuo amico Arnaldo Momigliano? Dunque, prima di tutto ha rappresentato una barba. Io ho sentito, come ho già detto prima, io non ho mai fatto da studente, non ho mai seguito da studente un corso di storia. Gaetano De Sanctis era professore di storia antica. Il mio più stretto amico, compagno e amico all'università, Arnaldo Momigliano, era invece uno studioso di antichità e particolarmente indirizzato alla storia antica e allievo di Gaetano De Sanctis. Allora, per curiosità, io andai una volta unica a una lezione di Gaetano De Sanctis. C'erano pochissimi allievi, e spiegabilmente c'erano pochi, perché era maestro severissimo. La lezione consisteva nel mettere davanti ai pochi privilegiati la riproduzione di una iscrizione greca sulla quale il maestro faceva il commento. Per un profano come ero io, la cosa non era molto entusiasmante. Inoltre, il medesimo professore aveva fama di essere severissimo, ed era, certo.
severissimo. Accadde che l'anno stesso in cui io mi laureai, De Sanctis si trasferì dall'Università di Torino all'Università di Roma, portandosi dietro questo mio amico appena laureato, Momigliano, che avrebbe fatto il perfezionamento a Roma. Come dico, io non avevo avuto nessun rapporto con De Sanctis, ma accadde che pochi anni dopo, quando fu richiesto il giuramento di fedeltà al regime fascista dei professori universitari, Gaetano De Sanctis rifiutò questo e quindi dovette lasciare l'insegnamento. Ho parlato prima dei miei inizi di insegnante e fu proprio andando a Roma per l'esame del concorso per diventare professore di scuola media che vero con il mio amico Momigliano io pensai di fare visita a questo che era stato non mio maestro ma insomma professore dell'Università di Torino quando io ero studente e che aveva compiuto questo atto di grande coraggio e anche di grande sacrificio per un professore di abbandonare la cattedra. Ed era in condizioni economiche buone, ma certo non vero, non molto buone. Quindi era un sacrificio rischioso. Vabbè, ho detto che era un grande storico antico, il maggiore senza dubbio degli storici antichi di allora in Italia. Io andai a trovare De Sanctis, mi presentai a lui come in fondo sconosciuto, vero? Ma c'era questo mio amico che era suo allievo e che ma io credevo di essere completamente ignoto a lui. Ed ebbi la sorpresa che non ho potuto mai dimenticare, che è stata una grande lezione. Questo vecchio ormai professore di storia antica non solo mi accolse benevolmente, ma andò a uno scaffale della sua biblioteca, ci vedeva poco, era già quasi, non era ancora cieco come diventò poi più tardi, ma ci vedeva, ma vero, andò a uno scaffale della sua biblioteca e estrasse un volumetto dei classici italiani dell'UTED che era l'edizione delle prose della volgar lingua di Pietro Bembo curata da me e questo mostro di storico antico possedeva anche vero, il pezzullo del bibliografico prodotto da questo pusillo che ero io. Questo mi dette subito l'impressione della larghezza di cultura di questo maestro che io avevo ignorato in un certo senso. E perciò poco tempo fa
dovendo commemorare a Aosta il mio, non dico maestro, ma amico, in un certo senso maestro, Natalino Sapegno, pregai, siccome è vero, questa mia commemorazione fu pubblicata con un appendice di scritti del medesimo Sapegno, e pregai che fosse inclusa in questa appendice un bellissimo saggio di Sapegno su Gaetano De Sanctis, che era stato suo professore. Devo dirvi, visto che ho parlato di Gaetano De Sanctis, che naturalmente è difficile oggi immaginare quale fosse l'università di allora, e che pure, insomma, essendo rappresentata da me in persona, non è poi così, vero, preistorico. Gli allievi della facoltà di lettere, tutti quanti messi insieme dei 4 anni, non equivalevano certo a questa platea che ho davanti. Nel mio anno di maschi eravamo due o tre in tutta la, vero? E d'altra parte il rapporto con gli insegnanti era molto diverso da quello, e vi spiego subito il perché. Perché non esistevano assistenti, in modo che il rapporto era fra i cosiddetti baroni, allora non li chiamavano così, vero? Fra il cattedratico e lo studente. Voglio aggiungervi un particolare che a nessuno sarebbe venuto in mente di telefonare a un professore. Questo non era neanche come telefonare al Padre Eterno. E quindi i rapporti erano molto diversi da quelli attuali. Questo deve darvi l'idea, insomma, che della possibilità di vi aggiungerò questo, che una delle grandi dei grandi conforti e insegnamenti che io ho avuto andando in Inghilterra è stato di entrare in un sistema universitario dove invece questi rapporti erano diversi, perché nel dipartimento i miei subordinati, diciamo così, vero, nel dipartimento di italiano non dipendevano da me, vero? E c'era un rapporto all'università di vari gradi con una grande franchezza. Questo bisogna dire che la nuova università ha, vero, superato questo distacco fra, vero, il titolare, il professore. È vero che abbiamo adesso le fasce, vero? Ma insomma meglio le fasce, vero, che il contrasto fra vivi e morti. Ci sono interventi dalla parte del pubblico. Io avrei ancora qualche domanda da fare, penso che anche i colleghi, probabilmente il provveditore stesso, non solo assessore, ma pensiamo, forse il pubblico può. Posso ancora farne una cercando di interpretare quella che tu hai chiamato l'udienza, appunto, di oggi. Tu hai avuto modo di vedere
come sei stato utilizzato soprattutto per geografia, storia, letteratura italiana, per chi è il saggio su chi eri celaici soprattutto, dagli ultimi autori di storie letterarie per la scuola? Cioè, ti sono mai capitati fra le mani il materiale, l'immaginario e altri strumenti didattici in cui sei stato abbondantemente impiegato, direi? Il materiale e l'immaginario, vero, superano la capacità delle mie mani, vero, perché, vero, io ho potuto seguire poco perché naturalmente stando all'estero il materiale scolastico nostro è più difficile da ottenere, da reperire. In biblioteche magari non arriva, quindi io ho potuto seguire poco, poi soprattutto in questi ultimi anni, seguire poco la trasformazione dell'insegnamento della mia materia nella scuola italiana. Qualche volta ho visto dai titoli che è vero questa geografia ritorna, non so fin dove, a me pare vero che i due titoli che tu hai citato di geografia e quello dei chierici e laici sono molto datati. Quanto possono adattarsi alle circostanze attuali io non lo so, ma vero non lo posso dire perché non sono più al corrente della scuola attuale. A quella data lì, insomma, io ho fatto questa produzione che si intitolava Geografia e storia della letteratura italiana, è stata la mia prolusione quando sono diventato professore dell'Università di Londra. Ho recitato questo discorso nel 1949. Ora, come voi capite, dal 49 a adesso, di acqua ne è passata. E io penso che allora, nel dopoguerra, quando era ancora fresca in tutti noi di allora l'impressione dell'Italia divisa, vero? Della linea gotica, vero? Del vento del nord, della monarchia del sud, tutte queste cose qui che erano comuni all'esperienza di quelli che venivano fuori dalla guerra. E allora si capisce che questa geografia e storia aveva una sua attualità. Il discorso che ho fatto più tardi su chierici e laici, anche questo allora aveva una sua ragion d'essere, soprattutto per uno come me piemontese, perché è vero, con pace dell'attuale nostro e venerando presidente della Repubblica, si capisce che per noi piemontesi tradizionalmente l'idea di un governo che fosse d'accordo con la Chiesa di Roma
non era naturale, perché la tradizione vero sabauda, la tradizione piemontese è piuttosto conflittuale nei confronti di Roma e della Chiesa, ed è rimasto anche nella tradizione piemontese una certa diffidenza di Roma. Quindi anche questo discorso dei chierici e laici in quel periodo poteva avere una sua attualità, ma ripeto, anche questo, e soprattutto direi ormai in questi ultimi anni, in questi ultimissimi anni, direi che questa problematica si è radicalmente modificata, cioè è vero, oggi le questioni compace della Lega Nord, ma insomma a me pare vero che oggigiorno i rapporti geografici sono sentiti in un altro modo, adesso è così, anche quelli rapporti vero, tra chierici e laici. Ora, certo, ovvero nel campo storiografico bisogna sempre tenere conto di una certa vischiosità, cioè una volta introdotto una formula, un francobollo, quello vero, resta nella collezione, è dura, al di là della validità postale. Grazie. La domanda è un po' banale, però è un argomento che mi riguarda proprio da vicino. Com'è possibile superare, secondo lei, appunto questo scollamento tra i programmi ministeriali, soprattutto nell'ultimo anno, e la necessità appunto di seguire invece la letteratura in maniera approfondita? Perché chi come noi insegna e si trova appunto all'ultimo anno delle superiori deve correre come un pazzo per arrivare in fondo e non ce la fa perché manca il tempo, manca proprio l'aria, ecco. Come si fa? Come facciamo? Vedo con piacere che la situazione qui non è cambiato ormai. Guardi, io risponderei anzitutto questo, che la mia nonna, che era lombarda, mi ha insegnato che non si insegna ai gatti a arrampicare. I gatti si arrampicano per conto loro, non hanno bisogno di insegnare. Ora, i giovani, grazie a Dio, in parte per la vita attuale non hanno bisogno di insegnamento. Cioè, vero, noi possiamo portare i giovani verso il passato, perché questo da loro stessi non lo possono fare. Ma, vero, quando si tratta, più ci si avvicina al presente e più, come è giusto, i giovani sanno ruotare per conto loro, non hanno bisogno del nostro salvagente. A me pare, dunque, io credo che il criterio enciclopedico che dominava ai tempi miei nella storia, nella scuola italiana,
non è possibile, non regge. Cioè, a un certo punto questi programmi scoppiano, superano la... Quando sono andato in Inghilterra ho constatato che là, e lo si capisce, perché immaginatevi, un paese come l'Inghilterra, con una tradizione nazionale, vero, molto più continua e coerente e compatta, sia pure con qualche frattura o divisione della nostra, e con un impero come hanno avuto mondiale, se quelli avessero dovuto nella scuola insegnare la storia al modo nostro, la storia universale sarebbe stato impossibile. Quindi nella scuola inglese si insegnano dei pezzi di storia e vero, si cerca di istruire i ragazzi a leggere, vero, e a capire un pezzo di storia, presumendo che poi da sé, vero, applichino questa tecnica ad altri periodi. Io credo che non ci sia altra soluzione che cercare di far capire realmente, umanamente, vero, da vicino, pezzi di passato, dare ai giovani il gusto di questo incontro e fidare, vero, che questi giovani così educati possano poi più facilmente, per conto loro, vero, avvicinarsi al presente, che è loro. Questa è la mia impressione. Ma, ripeto, è come se venisse dall'aldilà. Com'è? Purtroppo il problema però coinvolge non soltanto il rapporto con i giovani, ma anche la programmazione istituzionale che, ahimè, ha delle griglie troppo rigide, perché in effetti bisognerebbe riuscire a privilegiare dei momenti singoli, perché in effetti ormai non si può avere una cultura enciclopedica, ecco, in questo senso. No, qui questo è un problema serio. Prima Guglielminetti ha accennato al materiale, all'immaginario. Ora, è un problema grave, perché quello che caratterizza, da quello che io posso capire, la nostra epoca, a paragone della mia, è questa molto maggiore comunicabilità, diciamo così, e mobilità di noi italiani nel mondo. Quindi noi andiamo verso una cultura molto più aperta di quello che fosse la cultura umanistica greco-latino-italiana della scuola classica, vero, della prima metà. Ora, naturalmente, questa apertura ampia complica sempre di più la, quantitativamente la questione dell'insegnamento, e importa anche qualitativamente dal punto di vista linguistico, per esempio, una modifica, io penso, urgente e piuttosto radicale dei programmi. Ma ripeto, io sono da troppo tempo lontano dalla scuola, non posso, vero, saperne, capire come, vero, si possa fare questo, che si debba fare, io credo, vero, ma come si possa, questo siete voi che avete
le mani in pasta, che potete trovarlo. Cerco di inserirmi nel discorso. Volevo prima agganciarmi a alcune considerazioni validissime che riproporrò, però inserendomi in quest'ultimo intervento, ecco, non vorrei che il professor Dionisotti riportasse a Londra una convinzione che questa rigidità sia così, così ferrea nei programmi italiani. Allora, ecco, va ricordato, io ritengo opportuno, che non vi è più questa rigidità. I programmi a volte sono interpretati come una specie di Vangelo, come un binario che bisogna seguire con impegno quasi inderogabile. Esistono, non sono stati modificati i programmi perché siamo sempre in attesa ormai da oltre 20 anni della riforma della scuola secondaria di secondo grado, però nel frattempo qualche decreto delegato ha consentito forme di sperimentazioni che hanno portato avanti moltissimo, hanno modificato anche gli ordinamenti della scuola superiore. Ma in particolare sui programmi vi sono ripetute sempre circolari ministeriali che consentono una certa libertà di scelta nell'ambito dei programmi e comunque dovrebbe essere poi l'abilità del docente quella di saper scegliere i pezzi che lei diceva, ma dei pezzi che si possano mettere assieme, che abbiano una loro logica e che abbiano una loro finalità, che deve essere poi quello di portare i ragazzi alla maturità. Molto spesso, ecco, si confonde il senso della maturità. Lo stesso esame è stato più volte interpretato male, tutte le riforme, i tentativi di riforma non hanno ancora raggiunto la vera finalità dell'esame di maturità, che molto spesso si trasforma in una specie di concorso a quiz o in domande e risposte più o meno precise. Ma in sostanza volevo sottolineare questo aspetto. Esiste la possibilità per i docenti di predisporre un piano di lavoro che sia adeguato e che magari tocchi argomenti. Io mi sono scandalizzato una volta, non ero ancora provveditore, facevo l'ispettore. Andando a vigilare l'esame di maturità ho scoperto che in una scuola addirittura non avevano fatto un canto della Divina Commedia. Non l'avevano completamente cancellata. Ecco, mi sembrava un'esagerazione. Comunque addirittura questo era scaturito da un incontro degli insegnanti di lettere che avevano assunto questo atteggiamento. Ecco, io credo che la varietà degli argomenti deve poi portare anche alla capacità di arrivare a un senso critico, a una capacità di autovalutare poi le cose che si leggono e che si discutono assieme agli insegnanti. La verità di quanto sto dicendo si può desumere dal fatto che un insegnante che predispone un certo tipo di lavoro, alla fine, nella relazione finale, che deve essere letta dalla commissione esaminatrice, inserisce le motivazioni per cui ha fatto queste scelte, per cui magari non è riuscito a fare certe altre cose. Questa è la dimostrazione che è una certa libertà di individuare, anche perché si dovrebbe arrivare molto di più, certamente. Guardi, nella scuola media che è stata riformata esistono delle indicazioni con la possibilità per gli insegnanti di predisporre un proprio piano di lavoro nella massima autonomia. Penso che anche questo termine di autonomia, con un decreto che è passato ma che speriamo ritorni, potrà consentire tante altre libertà nell'ambito della scelta delle scuole. Ma volevo ricollegarmi invece a un argomento importantissimo, ecco, che è stato qui tratteggiato in maniera toccante, direi quasi, dal professor Dionisotti, ma che forse più che agli studenti dovrebbe servire ai docenti. Il problema del rapporto docenti-discenti è l'eterno problema, caro professor Dionisotti. Lei ha citato le differenze delle generazioni. Ecco, lei ha fatto riferimento al fatto che era impossibile telefonare a un professore universitario ai suoi tempi. Ecco, io ricordo quando ero ragazzo che io non potevo girare per il mio paese e incontrare per caso il mio professore, che bisognava scappare e nascondersi, perché se il professore ci vedeva in giro, magari facendo una passeggiata, l'indomani mattina era il primo interrogato quello che era stato visto in giro. Sono cose da altro mondo per i giovani di oggi, però i tempi sono cambiati.
E io credo che l'abilità dell'insegnante sta soprattutto nel cercare di stabilire questo tipo di rapporto e nel cercare di non giudicare gli altri partendo dalla propria esperienza, dal mondo nel quale vive oggi con una sua mentalità il docente. Io credo, e chiederei anche a lei una risposta su questo, io credo che se il corpo docente all'indomani della conclusione del conflitto mondiale, all'indomani di una nuova costituzione democratica, all'indomani di una scuola che deve essere una scuola democratica e quindi di educazione anche alla libertà dei giovani, se gli insegnanti avessero capito che era cambiato il mondo, forse qualche contestazione in meno avremmo potuto avere? Ma già, non so, però bisogna pensare che questo è un discorso che purtroppo non credo che si possa restringere alla scuola, però abbraccia un poco tutta la... Noi ci siamo trovati dopo la guerra in questa situazione di una classe politica estremamente ristretta e con uno scarso appoggio nella popolazione, perché insomma non si può immaginare che il regime fascista sia stato 20 anni valido in Italia senza un appoggio della popolazione. Io ricordo che nel 36, al tempo dell'impero, senza dubbio c'erano più matti nei manicomi, allora era anteriore alla 180, c'erano i manicomi, c'erano più matti nei manicomi della nazione che non antifascisti a Stato Libero. Ora si è trovato il problema del dopoguerra, è stato che la ricostruzione è stata fatta da una relativamente ristretta classe politica. In questa ristretta classe politica, quelli che non avevano la coda di paglia erano ancora pochi. Perché, vero, fra quelli stessi, vero, che vero, hanno ricostruito l'Italia, molti avevano una cospicua coda di paglia. Ora, è chiaro che si è fatto quello che si poteva, ma, vero, io ho avuto una piccola esperienza politica, ma ho notato, per esempio, come parecchi amici miei, fra i più cari, che avevano avuto una grande parte nella resistenza, hanno lasciato la politica. Completamente. Ho perso da poco un carissimo amico, vero? Franco Venturi, lo storico di Torino, che vero, aveva avuto una parte di primo piano nella resistenza, il quale chiuse la sua attività politica, di uomo politico, di giornalista, e si dedicò interamente al suo mestiere di storico, di studioso e di insegnante di storia.
Quindi, però, voglio dire che la nuova scuola è nata da questa nuova società che, però, aveva forti difficoltà nel rinnovare. Era appesantita dalla propria esperienza. Pensare, questo è il caso mio, io però avevo quasi 40 anni quando è finito il regime. Quindi la generazione mia però, era già dall'altra parte del mezzo dantesco della vita. Quindi si spiega un poco, vero, che il fenomeno che è accaduto della rivolta dei figli verso i padri. Il 68 ha visto la rivolta contro i padri e i padri erano quelli che avevano, vero, bene o male rimesso, ma naturalmente rimesso in piedi l'Italia. Ma i figli sentivano questa differenza fra quello che era stato il sogno, il programma e la realtà. Quindi direi che questa difficoltà della scuola, degli insegnanti, almeno io ero già allora un anziano insegnante, e penso che noi ci siamo, avendo sofferto il trauma della guerra, capita un po' sempre così, insomma, che la rivoluzione provoca una reazione, cioè, vero, molti dopo l'esperienza rivoluzionaria tendono a frenare il sistema. E quindi probabilmente c'è stato anche nella scuola, come c'è stato nella società, non soltanto però, nel secolo nostro, anche in passato, sono fenomeni che si rinnovano, la rivoluzione francese, dopo la Comune, il 70, questi, e così è stato da noi, vero? Questa frenata non è soltanto l'America, la guerra fredda, cioè, ma è stato proprio anche dall'interno del nostro paese questo reflusso da parte di gente che aveva sofferto la rivoluzione. Ci sono forse altre domande, interrogativi da porre al professor Ghinisotti? Uno, arriva il microfono. Sì. Volevo, quindi, dal lato della sua esperienza, volevo sapere se lei dovesse formulare una nuova antologia con gli ultimi autori del Novecento, quali evidenzierebbe per la loro importanza? Scusi, ma per un po'. Quali? Cioè, quali autori secondo lei del Novecento sono quelli degni di essere menzionati in una nuova antologia, in una futura antologia? Ma ecco, questo è un po' difficile per me rispondere, perché adesso è come se, diciamo, a Giacomo Leopardi, che fosse vissuto
all'età mia, gli avessero chiesto che cosa pensava di Verga o di Carducci. Questa è un po' la situazione mia, perché io ormai sono sopravvissuto a questi. Naturalmente, cosa è capitato? Che io sono stato in rapporti amichevoli con Moravia, con Montale. Sono ancora adesso perseguitato dalle poesie postume di Montale che mi arrivano. E naturalmente con Croce. Ora, con queste persone, non parliamo poi di coetanei come Pavese. Pavese era mio coetaneo, era mio compagno d'università, ed è stato proprio per questo. La Valla Romano era mia compagna d'università. Io non ho mai fatto il mestiere del critico letterario, però non era il mio mestiere. Ma naturalmente mi trovo a Novara, quando io ero studente, ero compagno di Bonfantini, di Mario Soldati, e ho naturalmente ancora qualche numero della Libra, cioè della rivista che Soldati e Bonfantini avevano pubblicato qui a Novara. E però il mio primo, direi, incontro letterario con Novara è stato proprio questo, della Libra. Ma naturalmente è difficile per me, mettermi di fronte a questi uomini che io ho conosciuto vivi in una posizione di giudizio critico. Io sono intervenuto raramente come compagno per dare una testimonianza biografica, perché si capisce, vero? Domani se dovessi parlare di Soldati, parlerei del Soldati che ho conosciuto, piuttosto che dello scrittore. A me pare, vero, che non ci dovrebbe essere su quelli della prima metà del secolo, io direi che non ci possa essere tanta difficoltà di scelta. Naturalmente il dopoguerra è diverso. La crisi del dopoguerra, anche dal punto di vista letterario, è stata molto forte ed è molto forte ora. Io confesso che non posso pronunciarmi su questa su questo periodo, anche per via del mio trasferimento all'estero, cioè che ha naturalmente comportato un distacco maggiore dalla letteratura contemporanea. Oggigiorno la letteratura è legata molto alla pubblicità dei giornali, delle riviste, cosa che all'estero è difficile poter seguire. Quindi, vero, mi dispiace di non poter rispondere. E poi c'è
questo fatto che naturalmente, questo proprio per legge di natura, uno più va avanti e più trova difficoltà a leggere quello che vero si viene scrivendo, perché la lingua cambia, perché il mondo cambia, e uno resta vero ancorato al passato suo. Quindi credo vero che non servo per questa scelta letteraria. Ci sono altre domande? Una. A suo avviso, che funzione ha la letteratura, anche la letteratura moderna, nella nostra società? Ma questo è un problema serio, un po' difficile da rispondere in breve, ma vero, quello che ho accennato prima, della maggiore apertura e mobilità, si lega alla domanda che ha fatto lei, perché letteratura vuol dire lingua. Ora, noi abbiamo qui due problemi linguistici tipici del nostro tempo. Uno riguarda la nostra lingua, cioè che per la prima volta nella storia d'Italia la cosiddetta lingua italiana è diventata la lingua della nazione, cioè della maggioranza dei parlanti in Italia. Questo è la prima volta. Naturalmente, questa lingua italiana che è diventata la lingua della maggioranza non può essere quella che era la lingua di una esigua minoranza. Quindi noi viviamo una crisi linguistica di grande portata. Il nostro vocabolario attuale è molto diverso da quello che poteva essere il vocabolario di Manzoni. Quindi ci abbiamo un primo problema, che è quello di vivere questa crisi linguistica italiana, che è rappresentata naturalmente dalla stampa, dalla comunicazione radiofonica e dalla letteratura, da tutti i mezzi di comunicazione. Ed è un problema centrale nostro. Poi c'è quello di una capacità nostra di andare fuori, di commerciare con gli altri, di comunicare con gli altri, di altri paesi, di altre lingue. E quindi c'è di nuovo un altro problema linguistico, cioè di un'adattabilità della nostra cultura ad altre lingue, quindi ad altre grammatiche, ad altri vocabolari, ad altre letterature. Quindi io credo che vero ci sia nella società attuale un problema linguistico, prima che letterario, molto importante e molto centrale,
che richiederà una educazione, probabilmente di decenni, per risolverlo. Cioè noi vero dobbiamo consolidare questa nuova italianità linguistica e letteraria, che ripeto è nuova, e dobbiamo aprire questa nostra italianità ad altre lingue, la nostra capacità di capire altre lingue, di leggere altre lingue, e anche questo è vero un problema insieme linguistico e letterario. Non so se mi sono spiegato. Altri che vogliono intervenire? Lei ha citato numerosi autori a tutti noti. Io le volevo domandare come mai Carlo Dionisotti è studioso e non autore? E quale rapporto c'è tra lo studioso, il critico e l'autore? E inoltre quanto uno studioso si sente coinvolto o distante rispetto al mondo della letteratura e al mondo della produzione poetica letteraria. Grazie. Certo, questa è vero. Da un punto di vista la risposta è molto semplice. È colpa del Padre Eterno. È evidente che il Padre Eterno, o chi per lui, il Papa, no, non c'era il tempo mio, vero, era ancora Pio X, ma mi ha attrezzato per lo studio e non per la e non per l'arte. Ma il problema non è semplicemente questo, è un problema serio, cioè che da un secolo e mezzo a questa parte c'è stato uno sviluppo enorme della cosiddetta critica letteraria. Quello che ho citato prima, che ho detto prima, della facoltà di lettere, com'era ai tempi miei e come adesso, introduce a questo discorso, cioè che l'ampliamento della scuola, benefico naturalmente, ha avuto però anche come conseguenza questo enorme ampliamento del materiale scolastico. Nel campo nostro della cosiddetta storia della letteratura, delle guide, vero, alla lettura dei testi, in modo che noi siamo arrivati adesso a questa situazione che le nostre storie letterarie a ogni capitolo affiancano una bibliografia che, se fosse presa sul serio, escluderebbe lo studio della letteratura, perché nessuno, vero, che prenda sul serio un'attuale bibliografia, mettiamo di Dante, può, vero, pensare di leggere la Divina Commedia,
perché ci vorrebbe tutta la sua vita per passare quella bibliografia. Ora c'è stato, c'è questo problema che direi tipico dell'età nostra, di questa eccessiva produzione critica. Come si risolva questo problema? Io non lo posso dire, vero? Ma devo dire, lo riconosco come un problema esistente. Cioè è vero che Tito Livio diceva che l'impero romano soffriva della sua magnitudine, magnitudine laborat sua. La nostra storia letteraria soffre della sua grandezza, cioè vero, di questo peso bibliografico. Io con pazienza, scusa e pazienza dell'amico Cicà, non è che abbia fatto tanti libri, e ce n'ho messo, avevo 60 anni quando ho pubblicato il primo libro, ma con tutto ciò riconosco di averne stampato anche troppo e riconosco di aver contribuito a questa inflazione critico-bibliografica che rischia di annullare il valore della nostra letteratura. Bisognerà che i giovani sappiano scegliere, e questo non è tanto facile, in questo enorme mucchio di chiacchiere e critiche, quello che veramente serve alla lettura dei testi. Qual è il futuro della letteratura scritta, professore? Di fronte a... Qual è, ripeto, il futuro della letteratura scritta di fronte al, diciamo, allo straordinario sviluppo della comunicazione visuale o visiva e alla rivoluzione telematica? Io devo dire che con tutto il passato che ho sulle spalle, se dovessi anche guardare al futuro, starei fresco. Ora, è un fatto, no, la questione è seria. C'è, però, vero, c'è il fax. Il fax ha riabilitato lo scritto. Cioè, vero, noi assistiamo adesso a questo. La cultura medievale aveva i cosiddetti contrasti, il carnevale, la quaresima, l'angelo, il demonio e via di questo passo. Noi abbiamo il fax e la telefonata. Oggigiorno c'è questo contrasto fra il fax e la telefonata. E il fax ha in un certo senso ristabilito una certa utilità della scrittura. Naturalmente
Noi abbiamo una cultura, come tutti sapete, incomparabilmente diversa da quella della prima metà del secolo, cioè molto più visiva e auditiva. Su questo io credo che non ci sia possibilità di... Però io credo che il bisogno che il poeta, il narratore sente di scrivere, comunque scrivere, che scriva con la matita, che scriva con la penna, che scriva con il computer, con la macchina, ma l'attività letteraria mi pare che sia legata a una certa idea di permanenza. Quindi io credo, vero, che anche in futuro il bisogno di conservare ci sarà, e quindi il bisogno di una letteratura scritta. Ma, ripeto, vedano i consoli. Con questo auspicio... C'è ancora una domanda? No. Allora, con questo auspicio e con questa speranza nella scrittura, nel bisogno di trasmettere attraverso anche la letteratura, possiamo chiudere questo primo incontro col professor Dionisotti. Mi esprimo così per questo, perché l'iniziativa proseguirà poi in autunno attraverso una mostra bibliografica dell'opera di Carlo Dionisotti, che servirà anche ad approfondimenti nelle scuole, a schede di approfondimenti sui vari temi della letteratura affrontati dall'opera critica di Carlo Dionisotti, e ne nascerà probabilmente anche un fascicolo bibliografico che aiuti questo incontro con la letteratura attraverso un maestro. Un maestro che ringraziamo di cuore, come ringrazio anche tutti coloro che sono intervenuti, sia su questo tavolo, parlando a voi, sia voi che avete ascoltato con grande attenzione. Arrivederci in una prossima occasione.